Ciao, buongiorno. Bentornati sul nostro canale, bentornati, benvenuti in questo nuovo video e con una nuova spesa. Eh sì. Se vi piace viaggiare con noi, lasciateci un like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Esatto. Adesso carichiamo la spesa su Steven. Oggi dove andiamo? Ad Asti. Ad Asti. Siamo arrivati al campeggio e mentre Massimo mette l'oscurante io vi faccio un brevissimo mostra la spesa. Siamo da Agri Passione ad Asti, poi ve lo facciamo vedere. Allora, abbiamo preso i peperoni perché io ho in mente di prendere la salsina per la bagna cauda, una spremuta per la colazione, l'insalatina mista, uno yogurt, altri peperoni perché non si sa mai, non vorremmo restare senza, prosciutto, pane. Come potete vedere siamo stati all'Esse Lunga, un casino, non sono più abituata, piadina, parmigiano, formaggio, come avrete intuito faremo la piadina probabilmente stasera o domani a pranzo, biscottini per la colazione, mandarini perché c'era casino, io le clementine non riuscivo a trovarle, ho preso i primi mini agrumi che ho trovato. E latte sempre per la colazione. Abbiamo anche preso 6 bottiglie di acqua Sant'Anna e per il tutto abbiamo speso 33,93 euro. Siamo arrivati ad Asti. E ci hanno accompagnati con la navetta. Sì, gentilissimi. Sì, e adesso siamo in piazza Vittorio Alfieri. Come potete vedere. Qui c'è la statua della poeta drammaturgo. E qui in questa bella piazza c'è anche il teatro dedicato a lui. E tutto attorniato da bellissimi palazzi. Oggi sì, c'è oggi il mercato. Oggi c'è il mercato. C'è il mercato e... Asti, a quanto pare, è una città bellissima e antichissima. Ci spiegavano un po' al campeggio le cose più belle e più rilevanti da vedere. E... ci sono anche le mura da vedere, sì. Le facciamo vedere. Adesso andiamo a fare un giretto. Siamo sempre su Corso Alfieri. Ci facciamo anche vedere. Oggi è una bella giornata, sereno. Non c'è ancora in giro troppa gente. Questa è la torre troiana, anche detta torre dell'orologio. Quella che vedete lì è la torre Comentina. Stiamo arrivando in piazza Roma e vedrete che è una piazza bellissima dove ci sono diversi palazzi importanti. C'è Palazzo Mazzetti, Palazzo Ottolenghi e poi c'è anche la cripta e il museo di Sant'Anastasio. Facciamo vedere un po' più da vicino. Sì, questi palazzi che comunque in passato erano le abitazioni di famiglie importanti e in parte adesso sono stati adibiti a musei e quindi sono visitabili. In particolare Palazzo Mazzetti è sede della Fondazione Asti Musei e di svariate mostre temporanee. Invece Palazzo Ottolenghi ospita il Museo del Risorgimento.
vi dicevo, questo è Palazzo Mazzetti, uno dei più bei palazzi di Asti ed è sede del Museo Civico. Da questa parte invece c'è Palazzo Ottolenghi, che è in restauro. Eh sì, purtroppo. Non possiamo ammirarlo. No, non si può ammirare. È in restauro. Torneremo. Palazzo Alfieri è la casa natale di Vittorio Alfieri e anche questa è visitabile. C'è il monumento di Umberto I. E il santuario di San Giuseppe. Il santuario di San Giuseppe. Siamo un po' contro luce. Siamo un po' contro luce, sì. Qualcosina si vede. Siamo arrivati alla cattedrale di Asti. È veramente enorme. Sì. È enorme. Qui si vede un pezzo delle antiche mura. Vi dico anche dove siamo, così se venite ad Asti. Sono nella parte alta adesso. Sì, stiamo salendo verso la parte alta, stiamo salendo, questa è via Giobert e andiamo verso Piazza Lugano. E qui potete vedere una parte delle antiche mura. Belle qua le mura. Sì, molto belle. Tutta questa passeggiata. Sono le antiche mura di Asti. Peccato che dietro un po' abbandonato l'interno. Un po' fangoso, ma bello. Sì. C'è tutto il camminamento, non so dove si arriva di qui. Andiamo al mercato coperto. Sì, andiamo al mercato coperto a mangiare qualcosina. Vediamo se riusciamo a smagnoccare qualcosa. Sì. Siamo al bar del mercato coperto e facciamo un piccolo aperitivo, giusto per mettere qualcosa nella pancia prima di andare a fare la passeggiata con gli alpaca, sì. Vero? Io mi sono preso una bella birretta. Io calice di bianco e stuzzichini. Avevamo ancora un po' fame, abbiamo preso dei rosticini. sì, vede. Tu e i tuoi rosticini. Io intanto avevo fame, ho fatto il panino con la maionese. C'è il sole contro. Tutti gli occhietti ci sposi. Abbiamo mangiato. Sì. Abbiamo preso anche gli arrosticini, che avevamo ancora fame. Adesso andiamo a fare la passeggiata con gli alpaca. Esatto, tu fai la passeggiata, io ti seguo. Io conduco l'alpaca o l'alpaca conduce me. Secondo me è il contrario. A seconda del carattere dell'alpaca, speriamo non si imbizzarrisca. Speriamo. E adesso andiamo a prendere un taxi. Che tanto è qua vicino. Sì, qua vicino. Però a piedi è lunga. Sì, dovrebbe costare poco. A dopo, ci vediamo con gli alpaca. Ci vediamo con gli alpaca. Eccoci qua.
Questa è la chiesa della Madonna di Via Tosto. Col taxi ci abbiamo messo proprio 5 minuti. Sì, comodissimo. Comodissimo, sì. Adesso volevamo fare andare Moschito. Sì. Che è qualche mese che fermo. Vediamo se la chiesa è aperta. Magari diamo un'occhiatina dentro. Ci dicevo che quando non c'è foschia si vede anche Savona oggi. Ci dicevano oggi. Oggi c'è foschia però. Poi oggi c'è foschia, sì. Eccoci qua, questo è il pilota di Moschito. Let's fly. È un po' che è fermo, Gli ho fatto un controllino alle eliche. Vai, vai Moschito, vai. Non lo schiantare. Faccio vedere il panorama. Non andare dietro perché c'è l'albero, No, vado in avanti. Non si vede più. Devo andare di qua. Che voglio andare. Siamo appena fuori dalla chiesa. C'è anche dietro, quell'albero lì che devo stare attenta. Ci sta il permesso del parroco, retro non l'abbiamo voluto. No, non abbiamo voluto. Abbiamo voluto farlo partire da su, che era, anche se era più bello. Non abbiamo voluto far partire Moschito dal sagrato senza il permesso. Vai, abbassati. Landing. We are landing. Noi stiamo andando verso il posto di alpaca. Sì, andiamo a fare la passeggiata, sì, con gli alpaca. Io spero che mi diano un alpaca bianco. Però non gliel'ho chiesto perché non volevo discriminare gli alpaca marroncini. Però spero che sia bianco il mio alpaca. Con le scarpe bianche, proprio l'ideale. Tanto sono già tutte lordate. Beh. E almeno sulle scarpe da montagna. Oggi è una bella giornata, mi sono tirato via anche la giacca. Sì, per fortuna è una bella giornata se dobbiamo fare la passeggiata nel bosco. Poi stasera abbiamo deciso che mangiamo lì all'agri campeggio. Sì, mamma mia, deve essere qualcosa di spettacolare. Ho già visto gli antipasti, c'è il peperone con la bagna cauda, il vitello tonnato,
il tomino con le composte, penso, di frutta. Poi ci sono i ravioli, il pollo, il dolce. È come andare a matrimonio. Mamma mia, infatti abbiamo cominciato a leggere il menù, siamo arrivati alla fine degli antipasti e mi ha detto sì, contaci per la cena. Assolutamente sì. Dovrebbe essere 5 minuti a piedi adesso da qui. Dopo vi parleremo di questo agricampeggio. Sì. Se riusciamo facciamo volare il moschito anche lì. Sì, perché abbiamo appena fatto volare moschito, come avete potuto vedere. Era qualche mese che era fermo. Sì. Perché tipo se state venendo inizio non si può farlo volare. In alcuni posti non si può fare andare. Siamo arrivati. Ah, siamo un pochino in anticipo. Siamo un attimo in anticipo, sì. Che caldo! È caldo. Oggi è il 17 febbraio e quanti gradi ci saranno? 15-16 gradi. Sembra maggio. Adesso abbiamo camminato, quindi abbiamo più caldo. Senti che pace che c'è. Sì, qua non c'è nessuno. Solo uccellini e insetti del bosco. Poi da qui andiamo a piedi all'agricampeggio. Sì. Aspettiamo un attimino, poi entriamo. Tuo? Qual è il tuo? Non lo so quale sarà il mio. Ciao! Ciao! Sono molto curioso, hai detto. Ciao, piccolo! Ciao! Ma che belli che siete! Mi stai filmando? Sì, che belli! Che ti belle! Ma che belli! Mi piace quello piccolino lì. Amore! Abbiamo tirato quello là col musino un po' scuretto. Sapranno loro perché saranno quelli più, più propensi a passeggiare, quelli meno. Sì. Poi ce n'è anche di là. Amore! Questi sono i maschi, mi pare. Siamo arrivati in anticipo, siamo arrivati. E là sono le femmine. Ma che bello che c'è. Che musino che c'hai. Oh, che bello. Che musino. Che musino. Bello. Ecco. Lei è la mamma di Van Gogh. Ok. Il motivo per cui l'abbiamo tolto alla mamma, perché lei fa tantissimo latte. Bello. No. È bello. Ma quanto pesa? No, pesa pochissimo. 25 kg? Che bello. Ah, sì? Pesa più toro. Che bello. Bello. Ma guarda che peluche. Che bello. Bello. Che bello. Bello. Io ricopro un attimo, sto così. Scusa me. No. Quindi anche lui ha... Scelto Ulisse. Ah, io ho scelto Ulisse, che è quello color nocciola. Sì, il bullo del gruppo. Il bullo del gruppo. Speriamo che non si imbizzarrisca. Esatto. Speriamo che non si imbizzarrisca. No, dai, ci vado. Andiamo Ulisse, vieni. Andiamo Ulisse. Credo che siano addestrati a seguirsi l'uno con l'altro. Controllalo, perché lui te ne andrà avanti, e tu tieni. Metti dietro qualcuno. Hai visto le femmine, Ulisse? Ulisse non si schiaccia oggi. Sono le femmine che sono là. Bello Ulisse che sei. Le femmine, ora le femmine. No, Ulisse. No, ti, non ti ci che... interessano. Questo che significato ha? Cosa? Ha alzato la codina questo? Questo è il mio alpaca, Ulisse. Alpaca o alpaca? Stiamo facendo la passeggiatina. Che bravi. Andiamo. Che bravi. Ho fatto cambio. Alpaca o alpaca? Allora, in italiano alpaca, quando vedi di show, comunque ci sono gli stranieri all'estero, è alpaca. Alpaca. Ah. È come dire Milano, Milan. Ah. Vanno bene tutte e due. Vanno bene tutte e due. Lui ha 2 anni, 2 mesi, ancora non era pronto. E c'è l'erba fresca qua. Qualcuno anche a 3 anni. Allora là che bella erbettina. Poi dopo, se dopo arriva 4 anni ancora non sai, vuol dire che magari... Dopo te lo do un po' a te. Sì? Mi piace portarlo. Ho scoperto un nuovo hobby. È bravissimo. Ah, bravissimo, sì. Guarda che l'erba fresca avanti, vieni. Portare il tuo alpaca? Sì. Mi piace anche a me. È bellissimo, diamo Ulisse. Ho scoperto che mi piace anche a me. Diamo. Abbiamo Ulisse che è bravissimo.
Vieni Ulisse. Vai Ulisse. Ma sono lui che vuol mangiare, gli altri vanno? No, andiamo. Che gli altri mangiano. Andiamo. Basta che lo tiri appena appena, poi va. Ma mi spiace non lasciarlo mangiare, poverino. Vabbè. Ecco, prendi un po' di questo. Andiamo a fare la passeggiatina. Coscetti. Guardami Nadia. Piace? Sì. È bravo. Mi sta comportando il tuo alpaca? È bravissimo. Bravissimo Ulisse? Sì. Ulisse è bravissimo, ha mangiato. Sì, ha mangiato l'erba fresca. Sì, vero? Ha passato un cavallo, hanno guardato un po' male. Non sono abituati. Ulisse, piace l'erbettina? Piace Ulisse l'erbettina? Ti piace? Ti piace? Riccio? Che belli. Non se ecco, gli prendo quelle zampettine. Ho ceduto il mio alpaca. Si è imbizzarrito quello dietro. Attenzione. Ulisse pensa solo a mangiare. Vero? Guarda, abbiamo perso la coda, andiamo! Andiamo, andiamo! Mamma, subito! Aspetta, lo libero? Mamma! Ecco la mamma che va da lui! Vieni, stop, aspetta che c'è tutta la museruola! Aspetta che tira via! Eccoci qua, noi siamo arrivati dopo il giro. Passeggiata. Bellissimo. Finita. Ciao Ulisse. Ciao Ulisse, è stato bravissimo. Però meglio di Van Gogh. Ciao a tutti. È stato bravo. Sì, è stato bravo. Siamo rientrati. C'è la salita a piedi. Stiamo rientrando. Guardare qua da Agri Passione. Salitona. Dopo la passeggiata con gli alpaca. Abbiamo fatto la salitona. Salitona coi santi. Eccoci qua. Eccoci qua. Mi ha un po' il fiatone. Ma ce la faremo. Guarda. Però stasera saremo ben ricompensati. Sì. Alle 8 si mangia. Tutti i pastelli colorati. Qui c'è il carico dell'acqua. Scusate, ma sono provata. Qui c'è il carico acqua. Carico acqua. Le colonnine. E lo scarico con la corrente. Invece c'è la casetta dei servizi. Servizi igienici, le docce e questo lavandino per lavare i piatti. Non so se in questo periodo dell'anno sono aperti. Prova. Andiamo. Noi comunque non abbiamo bisogno. No, non abbiamo bisogno. No, sono chiusi. Probabilmente riaprono da marzo, in primavera. C'è l'elettricità. A noi comunque non serve oggi né il carico scarico né l'elettricità. Ma forse anche qua è parcheggio, forse fanno parcheggiare anche qua. Sì, 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 anche secondo me. C'è tanto casino. Guardate che bello qui. Sì, sì, molto tranquillo. È bellissimo. Adesso andiamo anche a vedere il negozio. Andiamo al negozio. Sì. Allora, noi siamo rientrati qui al campeggio. Siamo da Laura e Alessandro di Agripassione. Adesso Alessandro ci dice un po' che cosa si fa qui di meraviglioso, vero? Bene, benvenuti, bentornati dalla passeggiata. Noi coltiviamo frutta e verdura e poi la trasformiamo in tutto ciò che vedete qui alle mie spalle. Sono circa 100 prodotti quando c'è la gamma al completo, che vanno dalla frutta sciroppata, i sali aromatizzati, due condimenti che sono aceti, uno di mele e uno di lamponi, un po' di confetture da colazione. C'è una varietà incredibile. La crema della passione, che quella è molto presa. Gettonata. Quello è un prodotto che non facciamo noi direttamente, ma le nocciole all'interno sono visto, le nostre. Visto. Una gamma di antipasti, salsine per i formaggi e per le carni da sbizzarrirsi con gusti un po' particolari e due liquori che ce li fa una distilleria qui della zona. Fantastico. Poi, come vi facevamo vedere, qui c'è anche una fantastica area sosta per noi camperisti, vero? Verissimo, perché anche noi siamo camperisti.
e girolando per l'Italia, quando avevamo più tempo, abbiamo scoperto la possibilità di creare un'area sosta nell'azienda agricola, prima piccolina, adesso pian piano la stiamo ingrandendo, cercando di andare a coprire le esigenze dei camperisti. Quindi diamo corrente, carico, scarico. In stagione che non geli abbiamo anche aperto bagno esterno, sì, le docce e la lavatrice. Prima. Fantastico. Il servizio navetta che vi porta in paese. Esatto. E il servizio navetta per scendere o tornare da Asti. Tutto ciò che serve. Quindi grazie, no, e sì, venite qui da Agripassione ad Asti, che è un posto meraviglioso. Grazie, vi aspetto da camperista. Buoni chilometri. Grazie. Oh, cena da Agripassione, fanno anche la cena perché anche agriturismo. Sì, vino bianco e di antipasto, vitello tonnato, tomini con composte di frutta nocciole e questi sono fagioli, peperoni e tonno tipici della zona. Buon appetito! Secondo antipasto che io aspettavo con trepidazione, bagna cauda con peperone e fetta di polenta con gorgonzola e cipolla croccante. Il primo antipasto era ottimo, manco a dirlo. Fagioli, ricotta e spinaci alla monferrina. Col burro alla monferrina siamo riusciti. Per essere preciso. Ecco il secondo, pollo alla piemontese, quelle sono cipolline al moscato. Tu l'hai già attaccato? Per finire, panna cotta con confetture di fragole. Buon appetito! Tisana digestiva e non l'abbiamo fatto prigionieri. Al salvia e limone. Salvia e limone. Noi abbiamo finito la nostra cena qui ad Agripassione ed è stata meravigliosa. Sì, sì, è stato buonissimo. Abbiamo mangiato e bevuto tantissimo. Siamo pieni. Ed era tutto incredibilmente buono. Tutto buono. Guardate che carino questo angolo con le panchine colorate, con i pastelli. Adesso noi andiamo un po' su Steven a sì, riposare, anche se non possiamo andare a dormire subito perché siamo troppo pieni. E, siamo abbastanza stanchi. Sì, e niente. Bello, ci torneremo ancora questa primavera. Sì, vogliamo tornare questa primavera. A questo punto vi salutiamo perché questo video sicuramente sì, è venuto lunghissimo. Lunghissimo. E se vi è piaciuto, come al solito, beh, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.